aiutare la ricerca, aiutare i pazienti affetti da cardiopatie e, visto che parliamo di solidarietà, incrementare la donazione d'organi, perché il trapianto di cuore resta la miglior soluzione per i pazienti affetti da cardiomiopatia dilatativa non più responsiva a terapia medica ottimale. 1.500 euro raccolti dal circolo tennis di Grignano da devolvere in beneficenza al polo cardiologico di Padova. Il torneo di oggi ha visto gli appassionati sfidarsi nel segno della solidarietà. Una giornata passata assieme non solo praticando sport, ma semplicemente stando in compagnia, mangiando, giocando alla lotteria con tanti premi in palio. Ci abbiamo creduto in questa storia, è nata grazie appunto a Giancarlo Signoretto e insieme a Davis Perocco, Claudia ad Atri, ci avevamo creduto io, il mio compagno Mattias, Paola, e ci siamo andati da fare in questi 2 mesi per organizzare questo torneo che tutto sommato è venuto direi piuttosto bene. Siamo un centinaio e anche oggi a pranzo ci siamo fatti la gnoccolata con il goulash e quindi direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti. Questa qua è stata un'iniziativa che è stata studiata assieme degli amici del club di cui noi oggi ci troviamo qui e poi abbiamo pensato rapidamente a devolvere tutto l'incasso di questa giornata di beneficenza all'ospedale di Gino Gerosa, il cardiochirurgo famosissimo, che in cui lui gestisce tutte queste cose nel miglior dei modi e che la sua ricerca, secondo me, deve andare avanti. Il maestro vetraio ha realizzato la racchetta in vetro da consegnare al vincitore del torneo, un'opera che unisce la tradizione dei maestri veneziani all'iniziativa benefica della sfida tennistica. Sì, diciamo che un maestro non lavora mai da solo, e che fa parte del mio team, c'è la prima ragazza veneziana che dopo diciamo dalla Serenissima non c'è mai stata una ragazza che potesse lavorare il vetro. Io ho avuto l'occasione di creare questa ragazza che oggi è una realtà e che lavora il vetro essendo anche la prima ragazza.